Ciao a tutti, in questo video andiamo a vedere l'intersezione tra due rette. Dovete sapere che date due rette, queste possono essere tra di loro incidenti, ovvero si possono incontrare in un punto, oppure possono essere parallele, cioè due rette che non si incontrano mai, pensate per esempio ai binari di un treno, oppure due rette coincidenti, cioè una sopra l'altra. Andiamo a vedere come si risolvono questi esercizi. Supponiamo di avere due rette, R ed S, e vogliamo capire come sono tra di loro. Dobbiamo fare l'intersezione. Ricordatevi, tutte le volte che in matematica parliamo di intersezione, vuol dire che dobbiamo sempre fare un sistema tra le due rette in questione. Si tratta quindi di risolvere un sistema lineare di due equazioni in due incognite. Sapete bene che questi sistemi si possono risolvere con quattro metodi differenti. Se non ve li ricordate, andate a vedere la mia playlist sui sistemi lineari, così li ripassate velocemente. In questo caso io noto che c'è meno 2y qui e meno 2y qui, quindi il metodo migliore per risolverlo è il metodo della riduzione. Per cui andiamo a cambiare segno a tutta questa equazione, in modo tale che questo coefficiente sia opposto a quest'altro. Per cui qui c'è x, diventerà meno x, e qui c'è meno 2y, diventerà più 2y. Praticamente ho moltiplicato tutta la seconda equazione per il segno meno. Ora andiamo a fare i calcoli. Sommiamo le x con le x, quindi 5 meno 1, 4x. Sommiamo le y con le y, e volutamente queste vanno via, perché meno 2 più 2 fa 0. E sommiamo i termini noti con i termini noti, più 3 più niente, 3. È diventata quindi un'equazione di primo grado. Nell'incognita x porto il termine noto di qua cambiando di segno, divido tutto per il coefficiente davanti alla x, quindi per 4, così facendo 4 4 se ne va e mi rimane meno 3 quarti, x è uguale a meno 3 quarti. Rivado a scrivere il sistema, la soluzione la ricopio e poi dobbiamo andare a sostituire questo numero, meno 3 quarti, in una delle due equazioni a proprio piacimento. Io chiaramente scelgo la seconda perché è molto più semplice, quindi meno x meno meno 3 quarti diventa più 3 quarti e il resto lo ricopio. Porto il termine noto di qua, divido tutto per il coefficiente davanti alla y, quindi tutto per 2, così facendo 2 2 si semplifica e qua diventa meno 3 ottavi. Quindi la soluzione del sistema la riscriviamo in bella copia e questa. Per cui possiamo concludere che le due rette R e S sono incidenti e si incontrano nel punto P di coordinate meno 3 quarti meno 3 ottavi. Andiamo a vedere un altro esercizio. Supponiamo di avere queste due rette, R ed S. Come sempre dobbiamo fare l'intersezione, ovvero il sistema. La prima, invece di ricopiarla, la scrivo già in forma esplicita. Quindi porto la y al secondo membro, così mi diventa x uguale y. E la posso scrivere al contrario, cioè y uguale x. La seconda la riscrivo. In questo caso il metodo più veloce per risolvere questo sistema è il metodo di sostituzione. Quindi vado a sostituire al posto della y qui la x. Quindi diventa x, perché al posto di y ho scritto x, uguale x più 3. Questa è un'equazione di primo grado. Noto che al primo e secondo membro ci sono due termini che si possono mandare via perché sono uguali e quindi mi viene 0 al primo membro uguale 3. Ovviamente 0 non è uguale a 3, quindi questa equazione di primo grado è impossibile e vi ricordo si scrive così e si legge non esiste x appartenente a R, per cui deduciamo che questo sistema non ha soluzioni. Quindi se non ha soluzioni vuol dire che queste due rette non si incontrano mai, cioè non hanno un punto di incontro, per cui sono parallele. La retta R è parallela alla retta S, lo possiamo scrivere così. Infatti, se ci facciamo caso, il coefficiente angolare della prima retta è 1 e il coefficiente angolare della seconda retta è 1. Noi sappiamo che due rette parallele hanno sempre lo stesso coefficiente angolare, quindi prima dei calcoli potevamo già immaginare qual era la nostra soluzione. Ultimo esercizio, andiamo a vedere queste due rette. Anche qui facciamo l'intersezione, quindi parola magica, intersezione uguale sistema. La prima la ricopio, la seconda abbiamo vantaggio, anche qui la scrivo in forma esplicita. Quindi meno 2y lo porto di qua cambiando di segno e questi li ricopio. Quindi diventa 2y uguale 8x meno 10. Divido tutto per 2, così facendo 2 2 se ne va, 8 diviso 2 4, 10 diviso 2 5. Ricopiamo di nuovo in bella copia il sistema, la prima la riscrivo, la seconda quindi è y uguale 4x meno 5. Ho ottenuto la stessa identica retta e quindi queste due rette
ovviamente avendo la stessa equazione sono coincidenti. Se andiamo a risolvere il sistema, questo verrà un sistema indeterminato. Infatti applichiamo il metodo di sostituzione come prima, cioè al posto della y qua vado a mettere questa quantità. Quindi al primo membro al posto di y mi viene 4x meno 5 e al secondo membro ricopiato. Notiamo che 4x e 4x a destra e a sinistra vanno via, idem meno 5 meno 5. Questa equazione di primo grado viene 0 uguale a 0, che è vero perché 0 è sempre uguale a 0, quindi questa equazione è indeterminata e si scrive così. E si legge per ogni x appartenente a R. Questo vuol dire che le due rette si incontrano sempre e infatti sono coincidenti, cioè sono un'unica retta. È come se fossero una sopra l'altra, proprio perché hanno la stessa identica equazione. Io ti ho guidato fino a qui. Ora che hai visto tutti i passaggi per risolvere questo tipo di esercizi, metti in pratica quello che hai imparato. E ricordati che se ti alleni e fai pratica, poi diventa tutto più semplice. E anche oggi siamo giunti al termine. Com'è andata? Se sei nuovo su questo canale e ancora ti sembra tutto impossibile, tutto difficile, non demordere. Continua a guardare i video, continua a allenarti e scoprirai che alla fine non era poi così difficile come pensavi all'inizio. E magari scoprirai anche che la matematica ti piace. Io sono Monia Tomassini e per chi mi conosce bene il mio motto sa che è questo: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato. Ci vediamo alla prossima puntata.